who do. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono con voi per farvi vedere come sto realizzando il mio cosplay. Forse alcuni l'avevano già intuito e indovinato che avrei fatto Harley Quinn dei Suicide Squad, perché veramente mi sono innamorata del suo personaggio. Sto praticamente facendo tutto il costume io, anche se ho ordinato i pantaloncini perché ho fatto delle prove e venivano sempre troppo stretti per colpa della vernice, diciamo, e quindi ho preferito ordinarli. Quindi forse quella sarà l'unica cosa che vi farò magari vedere come ho realizzato quelli che ho fatto, però non penso di usare questi pantaloncini che ho fatto io. Per la maglia ho preso invece una maglia semplicissima bianca, gli ho tagliato le maniche in modo che fossero a tre quarti e adesso andrò a fare questa parte qua sopra, superiore, rossa, e utilizzerò dei colori della stoffa. Io ho preso questi due qua. Aspettate che ve li faccio vedere bene. Allora, sono... No, aspettate. Li devo mettere giù perché altrimenti rotolano e non si vedono. Ve li faccio vedere così. Metto anche a fuoco, molto bene. Si chiamano Texil e sono da 15 ml ciascuno. Sono un po' piccolini, però spero che vi bastino per tutte e due, anche perché un pochino li diluisco con dell'acqua. Questo è il numero Coral Red, ovvero rosso corallo, ed è il 36. Vedete? Niente, non ho mai utilizzato questa marca, ho sempre usato la Seta Color, quindi spero di trovarmi lo stesso bene. Volevo anche fare le righe come a Harley Quinn nel film, quindi ha due righe rosse di qua con una sfumatura azzurra, e anche quello lo farò con i colori per la stoffa. Trin, comparso magicamente, questo qui utilizzerò il Seta Color opaco, c'è scritto così, tanto ne basterà veramente poco. Non riprenderò tutto il procedimento, ma vi lascerò diciamo le foto dei vari passaggi magari, e niente, vi lascio al video insomma. Un bacione! Ed ecco qui la nostra maglietta disegnata e colorata. Come vedete ho fatto delle righe sulle maniche, anche da questa parte, ho colorato la parte superiore di rosso e ho scritto Daddy's Little Monster, ovvero la scritta che ha lei sulla maglietta. Ora lasciamo asciugare tutto quanto. Ricordo sempre prima di fare questi lavori che in mezzo tra una diciamo in mezzo alla maglia, tra una stoffa e il dietro, diciamo, bisogna sempre mettere un cartoncino o una protezione, perché altrimenti si può andare a macchiare. E niente, questa era la maglietta e vi lascio altre fotuzze dopo e noi ci vediamo più tardi con il resto del tutorial. Dopo aver fatto la maglietta ho costruito l'arma di Harley Quinn, ovvero questa bellissima mazza da baseball. Come vedete è molto artigianale perché è stata fatta partendo da un bastone, un semplice bastone, e dopodiché l'ho realizzata in questo modo. Praticamente gli ho avvolto attorno dello scotch di carta e per realizzare la parte più bombata ho usato dei fogli di giornale sempre arrotolati e ho di nuovo messo lo scotch di carta sopra. Vi lascio poi dopo tutte le foto varie. E finito questo passaggio ho messo la carta adesiva color legno, come vedete è molto simile al legno. Per la base, diciamo, della mazza da baseball ho utilizzato il fondo di un bicchiere di carta e l'ho incollata con la colla a caldo al resto della mazza. Questo manico è una striscia di carta dipinta, colorata, niente di che, e idem per la parte, diciamo, della scritta Good Night. Ho realizzato tutte queste letterine in carta e poi le ho attaccate con del nastro adesivo, ed ecco qui la mazza da baseball finita. Per
Per i pantaloncini ho fatto la stessa cosa, infatti ho preso dei leggings che avevo elasticizzati, che non usavo più, e li ho tagliati in modo che diventassero degli shorts. Intanto questa stoffa non sfilaccia e non c'è bisogno di fargli l'orlo. Dopodiché ho diviso in due sezioni il pantalone, esattamente a metà, dalla vita fino all'inguine, al cavallo, e ho protetto una delle due parti con dello scotch di carta in modo che la linea venisse più dritta possibile. E sono andata a colorare prima di blu e poi di rosso la parte del pantalone. Ovviamente ho fatto la stessa cosa nella parte dietro, quindi nel posteriore del mio pantaloncino. E voilà, il pantaloncino è fatto! Se anche voi siete come me, ovvero che senza borsa non potete andare in giro, io per ogni cosplay praticamente faccio anche la borsa perché mi sembra, diciamo, carino abbinare una borsa che sia comunque in tema con il personaggio. Come vedete, ho questa borsa tracolla nera con già questo particolare che insomma la ricorda un pochino lei, anche perché lei ha il portapistola così con questi buchini dorati e borchi, eccetera. Però ovviamente non sarebbe molto da lei con la scritta Sweet Tears e il cuoricino. Quindi che cosa ho fatto? Ho preso della stoffa nera e ho disegnato e dipinto il simbolino suo, diciamo, quindi il teschio coi codini, e poi ho fatto un segno della picche rosso e li ho glitterati. E per coprire invece la parte sopra della borsa dove c'è scritto Sweet Tears, ho fatto questo pezzettino di stoffa con scritto ha ha ha. Un po' da appunto comics, e adesso avete due possibilità: o le applicate se volete proprio una borsa definitiva con la colla caldo, oppure le cucite, oppure fate come me e andate con le spille di sicurezza che fanno anche il look un pochino dark a metterle. Adesso vi faccio vedere poi come uscirà la borsa. Ecco qui il nostro look della borsa finita. Devo dire che mi piace moltissimo, perché non essendo proprio precisa, nel senso, vedete che qua si nota un po' il distacco, però è proprio fatto un po' apposta perché mi piaceva proprio questo effetto un po' appunto da punk, dark, eccetera. Vedete, le ho applicate con tutte queste spille di sicurezza e poi io le lascio così, se no si possono anche o prendere direttamente dorate come il resto della borsa oppure dipingerle. E niente, mi piace molto come uscita, devo dire, molto molto carina. E questo era il piccolo tutorial della borsa. Allora, per realizzare questo, io ho fatto tutto a mano libera, vedete infatti che non è proprio precisissimo, altrimenti potete stamparla e provare a tracopiarla, insomma, fare un cartamodello, eccetera. Ho usato sempre i colori della stoffa e per i glitter ho usato invece le colle glitterate. Per il guanto di Harley Quinn ho usato un guanto invernale di quelli con le mezze dita, quindi le dita tagliate, e ho fatto un cartamodello prima e poi su una stoffa bianca che ho poi dipinto con i colori della stoffa ho fatto appunto la parte sopra, rossa e blu come ce l'ha lei, e poi sono andata a cucirla. E questo è il risultato. Per completare il look di Harley Quinn ci serviranno ancora delle cose e ve li lascio qui. Allora, ci serviranno dei tatuaggi temporanei, dei bracciali a borchie dorati. Come scarpe possiamo utilizzare delle sneakers bianche oppure, se vogliamo fare le cose perfettamente, cercare i suoi stivali in internet scrivendo Harley Quinn shoes o scarpe, insomma. Il famoso padding choker, ovvero il suo girocollo con scritto padding. Una cintura con borchie dorate e anche una fibbia dorata. E per finire, ovviamente, una parrucca bionda con i codini colorati, esattamente come c'ha lei. Bene, ragazzi, questo era il video del tutorial cosplay Harley Quinn. Spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, lasciatemi un pollice in su e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!